Beh, amico, lo vedi, sei out, fuori. Beh, allora che ti prende adesso? Niente, Agustin, niente. Solamente che ti escono gli occhi dalle orbite a forza di guardare la Martinez. E lei non ti nota assolutamente. Non è pane per i tuoi denti, non lo capisci? Senti, risparmiami i tuoi commenti, hai capito? Mi sono spiegato. Va bene, ora va. D'accordo, non parlo più. Senti, Solano, cosa prova una ragazza carina come te quando un uomo continua a guardarla più o meno come sta facendo lui, eh? Beh, a dire il vero, non lo so perché. A me nessuno mi ha mai guardato così. Succede quando si innamora solo uno dei due. Senti, è meglio che stai zitto. Infatti ti voglio dimostrare che stai sbagliando tutto. Vuoi un consiglio, caro collega? Dimenticati di questo capriccio. Sì, signore, devi dimenticartene. A Giulia la porterà all'altare quel matto di Contreras, se nessun altro. Sì. Ricordati, ride bene chi ride ultimo. Sì, proprio così. Ma tu non fare il guastafeste, Carlos. Lascia che Elsa mi accompagni da Riccardo, dai, per favore. Senti, non lo faccio per cattiveria, ma a me non piace che voi due andiate fin lì da sole. Oh, ma che cosa vuoi che succeda? Scusa tanto. Andiamo giovedì e ritorniamo sabato. Avanti, amore mio, è qui vicino, a pochi chilometri da Caracas. Davvero, falla venire, non ci succederà niente. Senti, aspetta un'altra settimana. Sarò libero da vedervi e vi accompagnerò, mi sembra molto meglio. Ma io ho a disposizione questi giorni, non ne ho altri. La settimana prossima non posso, sii buono, per favore, ti prego, voglio vedere Riccardo. L'amore è così, Carlos, che vuoi fare? Va bene, che via di scampo mi resta. Con due testone come voi non c'è rimedio, no? Ma sia ben chiaro, non mancate di essere qui sabato mattina, eh? Ok, bene. Certo, sì. Ti ringrazio, tu sì che sei un vero amico. Pensate alla faccia che farà il mio amore quando mi vedrà arrivare. E quando saprà la notizia che gli porto, Dio mio, che emozione. Senta, ci hanno tormentato con continui scherzi per questa storia. Quindi mi faccia il favore di andarsene da qui. Aspetti un momento. No, guardi, se ne vada, ha capito? Non ha nessun diritto di far nascere in noi delle speranze. Per poi, ecco, per farle crollare miseramente. Con certe cose appunto non si può scherzare. E perciò se ne vada, o chiamiamo la polizia. Senta, signora, le dico che è vero. Guardi, mi ha dato lei l'indirizzo. Altrimenti come facevo a saperlo? Bene, vediamo se dice la verità. Avanti, mi descriva Marta, com'è? Oh, beh, molto giovane, alta, scura di capelli e molto carina. E che altro? È cieca. Figlia mia, io non so che pensare. E quando aveva la febbre, insomma, delirava, chiamava un certo Riccardo e un certo Bermudez. Hai sentito? È proprio lei, ma grazie a Dio. Senta, ci porti a casa sua, per favore, ma subito. Sì. Prendi le chiavi. Ma sì. E la mia borsetta. Andiamo, presto. Sì, non vedo l'ora di vederla. Vabbè, eccomi. Su, mangia. Lucia se n'è andata in lacrime. Mi ha detto qualcosa della dottoressa Arismendi. Ma non so, non ho ben capito, non so. E a te, Julio, ha accennato qualcosa? Sì. Sembra che Brenda Arismendi sia la donna che... Ebbene, che si è interposta tra lei e il suo ex marito. E si sono incontrate. Beh, mi è sembrato che non l'abbia ancora superata. Sì, pare anche a me. E mi dispiace constatare che è la verità. Sai, Paolina, anche noi uomini ci facciamo illusioni come voi donne. Sogniamo cose impossibili. Un giorno ho visto entrare dalla porta dell'ospedale Lucia Perez. Una donna così dolce, umana. Ed è nato qualcosa dentro di me. Dopo tanti anni di solitudine mi sono detto... Eccola là, ce l'hai davanti. È lei, Julio.
Ebbene, ho cominciato a pensare a lei senza farglielo sapere. Adesso che purtroppo non sono più un ragazzino, non so più fare il galante. E così... Comunque mi sono sentito in diritto di sognare. E ho creduto che io... Che stupido sono. No, non prenderla così. È logico che l'abbia colpita incontrare Brenda all'improvviso. Sono cose che ti fanno restare male, Julio. Comunque, io penso che accadrà qualcosa fra voi due, perché anche se non sai più fare il galante o cose del genere, sei un uomo straordinario. E molto interessante. Grazie, amica mia. Grazie infinite. Ma è la verità. Qualunque donna dovrebbe sentirsi molto felice se un uomo come te l'amasse. Qualunque donna. Beh, senti, lasciamo stare le cose come stanno. Non diventiamo sentimentali perché la mia vita privata sta là fuori, per strada, a casa mia, ma non qui. E poi ci sono cose che mi preoccupano di più. Ad esempio, Marta è un chiodo fisso. Quella ragazza è molto importante per me, per i miei sentimenti. Devo riuscirci. Parla. Sono io, Marta. Julio, vieni a prendermi. Vieni a prendermi, per favore. Marta, insomma, dove sei? Aspetta un momento, aspetta. Sì, ti ascolto. Sì? San José, sì. Beh, più o meno. Sì. Vengo subito là, sai. Stai calma, tesoro, ti raggiungo. Stai calma, non muoverti di lì, aspettami. Grazie, Dio mio, grazie. Grazie. Finalmente. Perdonami, Dio mio. Perdonami per essere fuggita di casa così. Ma ero talmente spaventata. Avevo tanta paura di lui, di Riccardo, di tutto. Non volevo essere un peso per nessuno. Signore, te ne supplico, perdona. Per favore. Perdonami. Ti chiedo solo di darmi forza. Non voglio andare contro la tua volontà, ma ti chiedo di darmi la forza per sopportare questa realtà, per accettare la realtà, la triste realtà. Volevi vedermi? Sì. Non indovini? Mi ha appena chiamato Marta. Oh, Dio mio, ma è vero? Oh. Te l'avrei detto se non fosse vero, eh? No, certo che no, che sciocca sono, scusa. Ma come, da dove, come fa? Oh, beh, mi ha dato l'indirizzo. Ora vado a prenderlo. Ah, come vorrei venire, ma non posso muovermi. Ah, dai, di qui. Non preoccuparti, non preoccuparti. Poi andrai a casa sua. Sì, certo, oddio mio, Julio, non sai la gioia che provo adesso. Ma com'è andata, che ti ha detto? Ma non so niente. Poi ce lo dirà, l'importante è che si sia fatta viva. Certo. Beh, allora io... Buongiorno. Ciao. Buongiorno, mia. Dottore. Vi vedo molto contenti. Uh-huh. Sì. Non ditemi che... Sì, ha telefonato Marta. Davvero? Vado a prenderla.
Vorrei venire, Julio, ma come sai, io ho delle visite. Ah, la vedrai dopo, eh. Sì, ora vado, bene, ci vediamo. Dalle tanti baci da parte mia e dille che ci è mancata molto. Non preoccuparti, glielo dirò. Ah, grazie a Dio, ora siamo liberi da questo incubo. Mi scusi, dottore, permesso. Finalmente, amore. Finalmente. Finalmente, su tutto, senza più limiti. Arrivano in un attimo di... Che è successo? Il vecchietto del terzo piano mi è morto fra le braccia. Oh, mio Dio. Fortunatamente non ha sofferto. Ahimè, però. Giulia, non te ne va bene una. Altro guaio in arrivo. La tua tortura. Avete saputo la buona notizia? No, che notizia? È ricomparsa la tua rivale. La mia rivale? Di che rivale parli? Ah, bene. Fai la gnorri ora. Com'è che si chiama quella ragazza? Ah, non so, io sono nuova. Ah, siete tutte complici, dunque? Tu lo sai, Altuve, no? Ero in ferie fino a ieri. Beh, a te è inutile chiederlo. Marta Galvan, di lei parlavo. È ricomparsa, sai? Ah, sì? Oh, che bellezza. Mi fa molto piacere. Ne farà ancora di più a Riccardo Contreras. Quando lo saprà, verrà giù dai monti dove sta ora come un fulmine. Non perderà tempo nello spiccare il volo e venire a trovare la sua adorata. Per favore, mi vuoi lasciar prendere il mio caffè in santa pace? Ehi, ma non c'è bisogno di alterarsi. Volevo solamente informarti della novità. Beh, ora l'hai fatto. Ok, ciao. Arrivederci. Che roba, questo dottor Fajardo è veramente un rompiscatole. Come insiste? Senti, ti giuro che se un giorno mi incontra con la luna di traverso, gli dico il fatto suo, guarda. Ah, sì. È meglio che stai attenta, Giulia. Poi così ti fanno osservazione e magari ti cacciano dall'ospedale. E per quale ragione? Non mi si possono fare appunti sul mio lavoro. Sì, Giulia, ma come sai, più hai soldi e più sei potente da queste parti. Beh, grazie a Dio, Marta è ricomparsa. Sì, certo. Ah, sì, poverina. Dove l'hanno trovata? E dove sarà stata? Proprio non lo so. Dov'era? Come sei ingenua. Dove vuoi che fosse? Là, nel posto in cui si era nascosta. Per alzare questo polverone. Perché la gente si preoccupasse e impazzisse a cercarla. E lei tranquilla nel suo buco. Ah, Giulia, Giulia, avanti, dai, calma. Giulia che? Ma insomma, non hai capito che è stata lei a inventare tutto? Beh, adesso ciao. Vi lascio, ho molto da fare. Ci vediamo. Ah, ciao. Beh. Ehi, aspetta, aspetta. Che succede? Sei arrabbiata? Tieni. Senti, dottor Fajardo, cominci a darmi fastidio, ok? Ecco qua. Te l'ha cantata più chiara di un gallo. Dottor Fajardo ha detto niente più Augustin. Beh, ti ha dato come un colpo di forbice. Sì, signore, come per rimetterti al tuo posto. Dottor Fajardo. Allora, illustrissimo dottore, eh? Ci sei rimasto? Senti, Augustin. Perché non la lasci un po' perdere quella? Vedi l'acqua che non riesci a bere, lasciala scorrere. Quando uno non piace a una donna, è inutile che insista, lo capisci? Oltretutto, Agustin, col tuo bell'aspetto, con la tua chiacchiera convincente, potresti conquistare una del bel mondo. Altro che Giulia. Sarà vero, ma a me invece piace Giulia Martinez, ok? E quando io mi metto in testa una cosa, la ottengo. Anche cascasse il mondo, la ottengo. E lei non sarà certo l'eccezione. Ho detto Giulia Martinez e Giulia Martinez sarà, per quanti Riccardi Contreras mi capitino tra i piedi. Ai, ai, ai. Questo è quello che si chiama avere la gola infiammata. Sì, signore. Senta, di quelle pastiglie che le ho prescritto, gliene dovrà dare una ogni 4 ore. Sono per la febbre, eh? Mi ha capito, no? Bene, senta, me la mantenga ben riguardata, ben coperta e a riposo. Molta pulizia soprattutto, e le dia molte cose liquide. Tutte le mattine appena si alza le faccia sciacquare la bocca e che si pulisca i denti. Pulizia, la pulizia è la cosa principale. E ogni volta che mangia le faccia risciacquare la bocca, ok? Sì, certo. Però vede, dottore, non so come fare perché non posso comprare le medicine, cioè non... Come faccio a comprarle? Sono disoccupata e mio marito è lo stesso. Ah, mi spiace. Ecco, senti Maria, guarda se per caso ne abbiamo ancora noi e portamene una scatola. Sì, va bene. Senti, comportati bene, tesoro, e non venirmi più a raccontare che hai paura dell'orco o roba del genere, perché l'orco non esiste, sai, ok? Bene, ora vai, ripassi per le medicine. Vediamo tu che vieni succede. Da mamma. Ciao, tesoro. Arrivederci, allora, dottore, e che Dio la benedica e la conti. Arrivederci. Oh, Dio santo. Ma non lamentarti tanto, amico.
Vedrai, adesso ti rimetterò a posto. Stai tranquillo. Ecco, vediamo come vanno le cose. Sentiamo un po'. Respira normale, amico. Ecco, bravo. Ehi, accidenti. Ma sai una cosa? Là dentro è come se ci fosse una lotta fra gatti. Sarà per questo che non riesco a respirare bene, dottore. Gatti. Senti, adesso te ne vai a casa tua, amico, e ti devi mettere una borsa calda sul petto, capito? Bella calda, mi raccomando, e ti do uno sciroppo di cui devi prenderne ogni 3 ore un cucchiaio, ok? Sì, va bene. Penso che entro 3 giorni fra questi impiastri e lo sciroppo che ti darò respirerai perfettamente, senza affanno. Ah, sì, speriamo. Bene, vieni. Cosa? Ma, dottore, per me quello che ha la povera signora è una polmonite. Vediamo un po'. Respiri profondo, per favore. Ora butti fuori l'aria, normale. Di nuovo. Senti, facciamola ricoverare all'ospedale di Coro perché le facciano le lastre ai polmoni. Sì, va bene. E senta, dottore, ecco, Gregoria sta per arrivare. Posso andare a mangiare? Sì, non c'è nessun problema. Grazie, dottore. Senta, io vado, mangio e immediatamente dopo me ne torno qua, d'accordo? Bene. Grazie, dottore, arrivederci. Buon pranzo. Salve, dottore. Accidenti, si scotta. Le ho portato qualcosa. Avanti, dottore, mangi. Dovrebbe essere piuttosto buono. Caspita, tutto per me. Questa tua moglie mi sta viziando come un bambino. Bisogna che si calmi, perché se mangiassi tutto ciò che mi manda diventerei subito così, gonfio come un pallone. Su, via, non esageri, dottore. Per un po' di stufato che le ha mandato. Mia moglie lo prepara divinamente e con un contorno di purè di patate che non le dico. Bene, dottore, io me ne vado. Ok. Perché devo portare un carico a Cicirivice. Se ne serve qualcosa... Sai, vorrei venire con te a Cicirivice. Per un'altra telefonata? Ah, caspita, dottore. Quella ragazza della foto la sta facendo uscire di testa, eh? Sì, infatti. Più o meno. Se mi puoi aspettare un quarto d'ora, mentre mangio questo e aspetto che torni una delle infermiere, poi vengo con te, eh? Come no, dottore? L'aspetto lì, di fronte alla farmacia. Va bene. La tua famiglia sarà qui da un momento all'altro. Li accompagna mio figlio, sai? Sì, verrà anche Julio. Un amico di mio padre che mi conosce da quando ero bambina. Ecco fatto. Sei molto carina, lo sai? Ah, no, signora Maria. Come posso essere carina? E per quale motivo dovrei dirti una bugia? Sei molto carina, anche se non ci credi. Sei più tranquilla? Sì. Però mi dispiace di averle creato dei problemi. Perché, tesoro mio? Sono stata molto felice di aiutarti. Tu stavi molto male. Sì. Ho passato una notte non so dove, in mezzo alla strada, da sola. Mi sentivo tanto triste, avevo tanto freddo, avevo la febbre. La gente passava e pensava che fossi pazza. Io chiedevo aiuto, ma nessuno mi dava ascolto. Avevo tanta paura. Tanta paura, signora Maria. Va bene, ora basta. Dimentica tutto, è passato. L'importante è che poi hai incontrato lui. Però mi raccomando, Marta, non lasciare mai più la tua casa, anche se hai qualche problema o paura o qualsiasi cosa. Paura. È proprio questa la parola. Paura. È questo ciò che ho sentito. Però lei ha ragione, signora Maria. Qualunque cosa sia, io devo restare a casa. Ascoltami, Marta. Ci sono posti dove i ciechi imparano a leggere, a scrivere, ad essere autosufficienti, capisci? Perché non vai in una di queste case? Sei ancora molto giovane. Sì, non è una cattiva idea. Forse potrà servire a distrarmi, a non sentirmi tanto sola. Ah.
Hanno bussato alla porta. Sono già arrivati. Sì, sono loro. Vada, vada. Riccardo. Se potessi dimenticarmi di te. Così l'hanno trovata. Che bella notizia. Sì, una bella notizia. Per fortuna anche questa commedia è finita. Sono sicura che sarà morta di spavento. Le sta bene, così la smette di recitare. Tu non puoi sopportare quella ragazza, vero? Non so se è rabbia o no. Però ti giuro che questa storia mi dà fastidio. E la colpa non è mia, è la sua. Rischiare la vita in questa maniera. Oh, per favore, Giulia, non dire tante stupidaggini. Stupidaggini, niente affatto. Questa storia non mi convince per niente. Ah, un'altra cosa. Quando andremo all'ambulatorio dove lavora Riccardo, non farti venire in mente di dirgli che hanno ritrovato Marta, per favore. Preferisco che non sappia niente. No, sta tranquilla. Non sono affari che mi riguardano. Ma dimmi una cosa, e se avesse chiamato a casa di Marta? Oh, speriamo di no, Elsa. E se lo ha fatto, spero che quella ragazza che vive con lei lo abbia mandato al diavolo. Sai, loro pensano che sia colpa di Riccardo se quella pazza è fuggita di casa. Per questo voglio vedere Riccardo al più presto. Per sapere come vanno le cose, come sta, capisci? Senti, e qual è la notizia che gli porti? Non posso dirtelo, è una sorpresa. Ma servirà a fargli dimenticare Marta Galvano. Che cosa hai in mente, Giulia? Non avrai inventato qualcosa solo perché non hai fiducia in Riccardo, vero? No, non ho inventato niente, mia cara. Questa è la pura verità, te lo posso garantire. Ad ogni modo, lui è il mio uomo. E tutto quello che faccio per non perderlo è giusto. Sì, sì, vengo subito di là. Se mi cercano, sono di là. Torno va subito. Bene, signora Perez. Ah, dottore, sì, come sta? Bene, e lei? Mi dica, è vero che hanno ritrovato Marta? Sì, sì, pare proprio di sì. Dio mio, finalmente. Ero molto preoccupata per quella ragazza, mi creda. Se devo dire la verità, eravamo tutti molto preoccupati, signora Perez. Ad ogni modo, pare che sia tutto passato. Sì, fortunatamente. Poverina, credo che ora si senta molto tormentata. Sì, è disorientata soprattutto. Per una ragazza della sua età, con le sue aspirazioni di pittrice, con i suoi sogni e le sue illusioni, è molto difficile accettare quello che è successo. Con permesso. Sì, certamente vada, dottore. Se qualcuno telefona, prendi nota, dopo richiamerò, è molto importante. Sì, non si preoccupi, prenderò nota. Signora Perez? Sì, dottoressa Arismendi? Vorrei parlare con lei. Mi dispiace, ma ora sono molto occupata. Beh, lo sono anch'io. Però vorrei sapere perché si comporta così con me. Perché è cambiata tanto. A me piace chiarire le cose perché non voglio malintesi. E tantomeno nemici in questo ospedale. Si sta sbagliando. Io non sono nemica di nessuno. Nemmeno sua nemica, dottoressa. Va bene. Cos'è successo allora? Forse mi ha già vista da qualche altra parte? Le ho fatto qualcosa? Senta, l'unica cosa che posso dirle è questa. Io sono l'ex moglie di Juan Marrero, l'uomo con cui lei sta per sposarsi. Ha capito? Pronto? Chi è? Beto? Ah, come stai, Riccardo? Certo, sono io, Beto. Senti, Riccardo, la mamma era molto preoccupata in questi giorni perché non hai chiamato. Purtroppo sono molto occupato, sai. Che avete saputo di Marta, Beto? Ah, vuoi notizie buone o cattive notizie, eh? Per favore, smettila di scherzare e dimmi quello che sai. Beh, ascolta, ho appena parlato con l'ispettore di polizia. Il direttore dell'ospedale lo ha chiamato per dirgli che Marta è stata ritrovata. Cosa? Sei sicuro, Beto? Sì. Mio Dio, finalmente grazie, grazie. Non sai quanto sia importante questa notizia per me. Ascolta, per favore, Beto, dia alla mamma di andare a trovare sì, Marta. Sì, va bene. E avanti, Riccardo, non essere tanto emozionato. E mi raccomando, telefona presto, hai capito? Grazie, Beto, ti ringrazio tantissimo per la notizia. È la migliore che abbia avuto in tutta la vita, sai. Ciao, Beto. Ciao. Marta. Allora, dottore, non mi dica che ha avuto un'altra brutta notizia. Al contrario. Ho appena avuto una notizia splendida, favolosa. Ah, dice davvero? In questo caso dobbiamo festeggiare alla taverna.
con un paio di belle bottiglie di vino bianco. Sì, andiamo. Andiamo.